Buongiorno Vincenzo Longo, AG Markets da Milano. Ci aspettiamo un'apertura intorno alla parità per gli indici statunitensi questo pomeriggio, dopo il buon rally di ieri e in scia con quello che è l'andamento delle borse europee. Gli investitori questa mattina sembrano appunto attendere quello che sarà il meeting di politica monetaria stasera. Sono un'apertura espansiva che può essere. Scorso settembre, operazione tramite la quale la Federal Reserve di asset a breve termine e il riacquisto di titoli più a lungo termine per cercare di abbassare i rendimenti sulla parte lunga della curva e tale da favorire il comparto immobiliare. L'altra opzione più probabile comunque il mercato immobiliare che rimane l'anello debole della ripresa statunitense. Intanto in Europa si torna a parlare di misure di crescita. Ieri alla conclusione dei lavori di dell'EFS per i quali si vada ad acquistare titoli in modo tale di abbassare il spread quando questi diventano eccessivamente alti. Il cancelliere tedesco Angela Merkel si è mostrata abbastanza in questa ipotesi, anche sul fronte valutario. Le ultime due sedute della volatilità sia appunto. Relativo agli ultimi tre mesi intorno all'8,2%, il punto degli ultimi mesi dell'anno. Fronte sempre britannico, da rilevare che nel studio della banca centrale inglese meeting di politica monetaria, ben 4 mesi del decisionale hanno votato per un quantitative easing. Ipotesi questa che ha fatto crollare. Perfetto.